tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi, prima di iniziare a darvi la ricetta, volevo salutare due mie carissime amiche. Una è una mia amica su YouTuber, una vita da borderline, la mia, che è una carissima amica che ci siamo conosciuti su YouTube. E niente, siccome mi aveva chiesto di fare qualcosa con il Nesquik, siccome io non so dire di no, ovviamente che ho fatto? Ho inventato una ricetta buonissima. La seconda, vorrei salutare un'amica di mia figlia, Denisa la Grande, grazie che mi pensi sempre, grazie mille. E andiamo con la ricetta. Allora, per i biscottini al Nesquik col riso soffiato ci vogliono 200 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, un uovo, 100 g di olio di semi, 2 cucchiai di Nesquik, mezza bustina di pan degli angeli e 70 g di riso soffiato. Ovviamente ci vuole una teglia con carta da forno. Incominciamo con la ricetta. Allora, iniziamo a inserire l'uovo. Una volta aver inserito l'uovo, inseriamo anche l'olio. Questa ricetta è molto facile. La può fare chiunque, anche i bambini la possono fare. Sono molto buoni e gustosi. Si possono mangiare sia a colazione che a merenda. Inseriamo i 2 cucchiai del Nesquik. La mezza bustina del pan degli angeli. E per finire inseriamo piano piano la farina. Allora, una volta inserita anche la farina, adesso prendiamo il riso soffiato. Con un cucchiaio prendiamo le palline di Nesquik e le immergiamo nel riso soffiato. Allora, una volta immerse un cucchiaio di Nesquik, tutto il preparato, lo inseriamo nel riso soffiato e formiamo delle palline. Continuiamo. Ed ecco qua. Li mettiamo sulla teglia con carta da forno e li distanziamo leggermente. Una volta riempita tutta la teglia, poi andiamo a infornare il tutto. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico, per 15 minuti. Abbiamo appena sfornato i nostri biscottini con Nesquik e riso soffiato e sono venuti in questo modo. Sono bellissimi e morbidissimi e non contengono, come sempre, coloranti. E neanche olio di palma, che fa male. Io ho messo l'olio di semi. Mi raccomando, fateli. Con questo chiudo con il salutare la mia amica che mi ha dato questa idea di fare la ricetta con Nesquik, una vita da borderline, la mia. Un bacio grande e mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. Poi saluto anche l'amica di mia figlia, Denise. Un bacio grande, Denise, a pizzicotto, mi raccomando. Un bacio grande a tutti e mi raccomando sempre pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, ciao ciao!